coglioni. Fai, ciao a tutti da Miranda. E come potete sentire, oggi un altro tema, i casi più uno più casi imbarazzanti della vostra vita. Da chi iniziamo, ragazzi? Da chi iniziamo? Iniziamo dalla ragazza, lei. Ma che spiega tanto te, uno più casi imbarazzanti della tua vita. Ce ne sono tanti. E quali sarebbero? Perché ti accompagno? Hai paura di perderti? A ricordarlo, però il problema è quello. Beh, di quando ti ho caricato. Vediamo la ragazza che cosa ci risponde. Io sono un pochino più piccola. Dai, che cosa ci rispondi? Non lo so, è quello il problema. Dai, pensaci un po'. Di qualcosa. Il tuo... Dai, ne hai tante da raccontare. Sentiamo un po'. Allora passiamo da questo gruppo. Vediamo se il ragazzo apre bocca. Anna, riempi l'acqua. Solo lei parla. Ci siamo? Vediamo chi vuole fare, magari il cane. Il cane, esatto. Il cane. Oh, sì. Lei. Il ragazzo con i pantaloncini verdi. Lui figure di merda ne ha fatte tante. È un caso imbarazzante. È che la si sieda, si sieda. Così è bellissimo. Vai, Puppi, racconta cosa è successo di cose imbarazzanti. Vero, non è successo. Racconta quella scena. Dai, raccontalo. Lo stavo inseguendo e è caduto in mezzo al naviglio. Chiara, raccontalo tu. Fallo raccontare da Chiara. No. Presentagli. Allora, lui è Luca Doneda per gli amici Pupo. Ci siamo. Sera, tutto ubriaco, andiamo ai navigli e cade dentro ad arsena. Oh, poverino. Ci sta. Finito. Breve storia. Concludiamo. Anche lei da volte, lei che ha parlato adesso da volte. Dai, che parla facciamo parlare lui. Attenzione. Attenzione. Raccontagli una figura di merda di Adriana, di Chiara, Adri. Raccontagli una figura di merda di Chiara. Le scale mobili. E quando è venuto a fare la fenomena con la guerra, che è preso, si è scivolata sulle scale mobili e sbattuto anche il braccio. Questo è un altro caso imbarazzante, giusto? Giusto. Tu ti riprendi, infatti, che cosa ci racconti? Ma io... Aspetta. Vicino Miranda, ma al microfono. Deve fare il microfono, no, però, mentre lo interroga. Dai, ne hai fatte tante anche tu. Dai, racconta. Non lo so. Racconta la tua prima vomitata. Ah, minchia, quella ho sboccato addosso degli egiziani. Dalle fontanelle, che è un posto sui navigli. Dai. E cosa hanno fatto? Avevo bevuto un sacco e si sono incazzati. Ah, sì, poveretto. E niente. Adesso chiediamo la parola, così salutiamo. Concludiamo. Io non parlo. Io ho già raccontato l'astro è muto. Alcuni casi imbarazzanti li ho già raccontati. Adesso fai chiusura, Staffelli. Tu sei Staffelli, però. Valerio Staffelli, prestigio e notizia. Pupo. È tutto. Uno. Finita. Di merda non ne fa. No. Ciao, rieccomi. Adesso ci sarebbe un'altra ragazza per chiedere ancora uno più casi imbarazzanti della vostra vita con un bel cagnolone. Guardate che bel cagnolone. Posso accarezzarlo? Bello cagnolone. Come si chiama? Ciro. In Sicilia si dice Ciruzzo. 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 Ciro. Si chiama Ciro. E la ragazza non arriva. Riprendi la padrona. Dai, ragazza, arriva. Ragazza. Ma io vorrei. E quindi la ragazza che cosa ci può raccontare della sua vita? Niente. Questa non è la più questo imbarazzante. Questo è un caso imbarazzante della sua vita. Io non parlo. Raccontali quando ti hanno visto.
cosa ha detto.